Vediamo quanti milioni di secondi. Ok, manco tanti. No, dai, la mia solita prova in chat. Prova. Funziona. Ok, allora. Per cui io direi di partire direttamente sparati con Halloween Terror. Apriamo tutto. Puoi invitare chiunque a seguire live, Grito, perché tanto oggi problemi di voce non ne abbiamo. Ok, eccoci qua. Leggo con. No, stavo con lo smartphone, leggo con il main. Così nel caso mi faccio anche le casse. Bravo. Il problema principale è che con lo smart sono, cioè, 200 punti più in alto del main. È una Normale, cosa sì. che per la miseria non sopporto. Vabbè, me la devo. Mi tocca. Vediamo, magari c'è Miz in gioco. Sarebbe bello perché c'è anche Gunone. Oh, ma Leo si impallava. Adesso mando anche un messaggio nel gruppo Telegram. Ok. Arrivato. Perfetto, grazie per le conferme. Sì, infatti si impallava, sì. Miz non c'è. Però, no, questo qua non è lui. Vediamo. La Ginfra sta in competitiva. Poverina, 1428 bronzo. Cosa brutta. E vabbè, sei caldo? Gandoro neanche. Facciamo così. Facciamo un archi di riscaldamento prima. Stiamo parlando di Halloween Terror, sarò pronto sempre nella Ok, vita, ciao. allora andiamo a Endless Hard subito. Via, via così. L'hai già trovato, let's go. Begins now. Where the lord of the castle has called for heroes to come to his aid and defend him against the mad Dr. Junkenstein. An aimless soldier, veteran of countless battles. Io mi butto nel loro canale per spiegare che sono un DPS fenomenale e soprattutto ci sei, Gritor? Eccolo. Hello guys. Non c'è nessuno. Però non riesco a sentirti, a seguire anche la live, Sì, puoi abbassare tutto perché. Vediamo se mi fa mettere una qualità inferiore, no. Cioè, nel senso che crash intendi? Che non so, c'ho una lag allucinante. Oddio, tranquillo. Dovrei avercela anch'io. Come hai fatto a prendere già danni da solo? Mi sono spariato gli elix addosso. Ah, siamo tre. Dai. Miseriaccia. Dai, ma come facciamo in tre? Non facciamo. E leviamo, cioè. Che ci andiamo a fare? Anche perché poi molto probabilmente va a finire a E perdere. certo. Cioè, magari la vinci anche, per carità. No. Però non la vinci con la porta, intendo dire. With no damage door, è impossibile. Ada, ma che cosa stiamo parlando? No. Se c'è qualcuno live che gioca Overwatch ed è un grande healer DPS o tank, che sia tank, no, magari DPS. Se vuole fare. Prego.
detto tank, dico serve. Sì, il tank serve relativamente, però insomma, sai com'è. Il fatto di riuscire ad usare un tank magari predispone l'abilità a sparare, come uno spera. Incrociando sempre le dita, sì, certo. Tutte 21 le dita che avete incrociate. Ma io ce n'ho un po' più dei 21, ce n'ho 40 le dita, però... solo ad una mano, intendo. Ah, ok. Ah, allora così sì. Ah, così sì. But tonight is the night at Shankenstein's Revenge. Aspetta che, come al solito, starto la live anche la smart. Che bella la lag, che la brutta. È bella perché è brutta? Come funziona? Sì, esatto. Io non capisco. Lo devo chiamare quelli della Telecom. Ma non è che hai qualche problema al cavo Ethernet, no? Non ho il cavo Ethernet, sono in wifi. Ah, allora è per quello. No, fidati, non è per quello. Cioè, non ho mai avuto questi. Cioè, quando ho problemi così grossi è perché c'è un problema di. Come to your souls. No, vabbè. Allora fatemi capire la lineup. Ah, abbiamo due healer. Ok, abbiamo poco danno. Abbiamo poco danno. Questo è un problema. Oh, non ho scritto della porta. Cosa? Non ho scritto della porta. Io sparo con la lag. Ma e non so come ho fatto a eliminare la shock tire. Non me lo chiedere assolutamente. Lo so. Dico, ti trovi bene con la Zen? Cosa? Ti trovi bene con la lag, con Zen? No, non mi trovo bene con la lag. A prescindere, anche se sto usando Zen. Però con Zen è ancora più difficile. Dato che sto usando uno dei miei main. Vabbè, se guarda anche vero. Speriamo bene. Se no dobbiamo. Non so, provi a switchare connessione. Birgit perché sta qua sopra? Eh? Cosa sta facendo Birgit qua sopra? Si accolla. Ponte, porta. Niente, qua è inutile, dobbiamo farlo in coop con qualcuno. Perché sennò c'è poco da fare, non riusciremo a metterci d'accordo in generale quando. Cioè, quando ci muoviamo più che altro. Io però c'ho una mezza idea del perché sto laggando così male, eh? No, vediamo se c'è ragione. No, perché tu devi capire che io c'ho gente che frega il wifi? No, io c'ho tra me e il router del wifi. Beh, un armadio a parete. Ok. Che è tutto specchiato. Quindi se sta chiuso la mia connessione va a pazzi fottere. Beh, ma perché stiamo continuando a giocare? Non lo so, se perché comunque è esperienza. Perché non rovini la partita agli altri anche due. Questo è vero. Vabbè dai, finiamola tanto per. Giusto perché. Tu hai ancora arcade da fare? Eh? Hai ancora arcade da fare? Io ce n'ho ancora tre. Ah, ok, allora facciamo per gli arcade.
tutto. Ah, ma io volendo le faccio facile. Lo so, però ormai ci siamo perché dentro. Vado a farmi il Junkenstein però normale. Sì, sì, no, vabbè, dico, però già che siamo qua, cioè, è inutile. Sarebbe tempo sprecato, siamo quasi a metà. Che secondo me gli altri neanche leggono quello che scrivo della porta. Che non se ne fregano niente, no, per loro l'importante è vincere. E quello è il problema, è che la gente va per viene per giocare. Vincere, appunto, non vince, esatto. Viene per fare la game. O magari l'hanno già fatto e non gliene batte una ciola. Esatto, anche quello è vero. Perché c'è sta la gente di merda così. Scusa la parola brutta. No, vabbè, per carità, ma purtroppo è vero. Cioè. Però questa è proprio gente così, cioè non gli puoi dire nient'altro. Guardali caricati là davanti, pronti a farci Vabbè, dai, tanto siamo già alla sesta. Sì, occhio che adesso arrivano le cose. Sì, lo so. Yahi parabasta vecta he. Oddio, questo? Oh, ho sbagliato. Ok. Dio. Cioè, laggando sono riuscito. The summoner is back. A Brigitte, comunque, padre e figlio ci sta, eh? Eh? Dico, padre e figlio ci sta. In questa modalità? Sì. In questa modalità Brigitte è ultra utile. Sì, ma anche Torbjörn, perché comunque... Hai, no. Diciamo che hai due danni, la torretta e Torbjörn che volendo... Vabbè, ma a parte quello, cioè Torbjörn è ottimo perché si mette... Sì. Poi la lava... Lo schifo davanti al coso, sì, mette la lava davanti al... No. Da sopra dico non si riguarda nessuno. Dai su. Ah, poi dobbiamo anche puntare a fare le 5 stelle complete. Per fare le 5 stelle complete devi fare da extreme in su. Sì. Oppure fare legendary fatta molto bene. Dr. Junkenstein had made a bargain with the witch, but she was not ready to see my sights. Dov'è? Sinistra. The Viking looked over the witch's unmoving form, knowing he had not seen the light. Aiuto! Ma quei cosi mi fanno danni, fanno un sacco di danno. Sì. I frambolieri. Sì. Mori. Oh. Schiatta. In qualche modo ce l'abbiamo fatta. Riprendo, riprende. Ce le colle proprio.
come al solito io mi faccio il culo grosso come una capanna. Lo so, con Zen. Sì, possiamo dire che come cure stiamo messi bene, come cure stiamo messi bene, perché ci sono io che mi curo da solo. E abbiamo due healer su quattro layer, cioè. Figurati se non stiamo bene. Omnic! Vabbè che ormai. Però possiamo esercitarci per una prossima volta. Vediamo di fare la damage da adesso. Buono! Ok. Adesso usciamo. Adesso un'ondata, manco poi puoi tranquillamente andare. Aia. Ti faccio questa e poi. Sì, sì. E poi io vado a sparare. Sì, sì. Dalla destra. Ai. Ok, guarda, ma per uno che è esploso stiamo perdendo. All'inizio, tra l'altro. Madonna, dove? Dove vai? Dove vai? Zen è anche utilissimo qui, eh. Zen è veramente utile, veramente. Ok. Guarda. Pezza per pochissimo. No, cioè veramente per una stupidata abbiamo perso. Cioè mi fa capire che non è impossibile vincere, dai, cioè niente di che alla fine. La gente è stupida e non si mette a difendere la porta. Beh, che l'abbiamo preso adesso a me non frega niente. Per quanto mi riguarda possiamo anche uscire. No, non ti dà la vittoria. No, siamo già bonus. Ma non se esci non ti dà la vittoria. Vabbè, uscire nel senso sì. Morire intendo dire. Ma io infatti non sto curando. Grande. Vabbè dai. Moriamo, va. Suicidiamoci da qui. Sta sempre troppo brutta. Per ucciderci basta lei. Simmetra? Simmetra. Ok, andiamo. Poi basta che non si incuri la roba. Così non sembrerà, capito? Sembra che siamo stati stupidi noi. Killami, killami. 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 Ma vado davanti ai frambolieri così mi faccio killare da loro. Pasto, oh, pasto. Oh, pasto. Oh. Ma questi. No, dai! Sono davanti agli occhi!
Voglio entrare anch'io, voglio entrare anch'io. Qua non killano questi. Killa in grotto, killami. Vai, killami, killami. Cioè, nemmeno se sto FK. Avanti, controlla là. Tanto adesso arrivano tutti i clippini da sinistra che non sincrona nessuno. Cioè dai, abbiamo fatto due ondate stando FK praticamente. Questa è la terza, ma arriva la quarta. Adesso c'è quel maledetto di Torbjorn, si è messo a uccidere, eh. Il cane. Dai che sto per uccidermi. Uccidetemi. Perché mi stanno curando? Fammi curare. Fammi curare. È possibile che non riesco a morire? Oh, madonna. Ma come GG? Ma che cosa? Che cosa? Ma veramente, cioè... Ma tutti me lo dicono, come se ci fossimo impegnati, non capisco. Evidentemente per loro è stato molto impegnativo. E appunto, è quella l'unica cosa che mi viene da pensare, cioè... Vabbè, quindi devi andare un attimo? Sì, starò via un quarto d'ora, 20 minuti. Va bene, ok, ok. Tanto okay. Mi apro una loot box, leggendaria. Io in questo quarto d'ora provo la pazzia e vado in ranked. Ho trovato la leggendaria di Zaria, Barbarian. Grande, quella ce l'ho. Non è bellissima perché non sa tanto, no, di Halloween. Sì, però... tanto è bello. Sì, tanto bello. Diciamo che sa più di piccoli brividi. Ma no, è di Diablo. Diablo? È la skin di Diablo quella, esattamente come il... Ah, Barbarian, il barbaro. Okay. Ah, sì, quello, sì. Il macellaio di Rodog. Bakhog, sì. The Bakker, sì. The Butcher. Che è un nemico, è un boss di Diablo 3. Mm. Anche Demon Hunter, quella nuova di Sombra che si compra con il biglietto del Blitzcon. Sì, qua è bellissima. È quella. Sempre su di... sì, ho capito, però sono sempre $40. Sì, lo so, non l'ho presa io. Portacci loro. Forse... Questa è una cosa che mi dà un fastidio allucinante. Anche a me, però ti vedi il Blitzcon, tutte le cose. Sì, sai che sti cazzi, nel senso che... Sì, lo so. Che è una skin, mi metti €40 di skin, cioè tu mi dici, guarda... Ma non è la skin che stai comprando tutto il resto oltre a quella. Ho capito, però se io voglio solo la skin, mi devi dare la possibilità di prendere pure solo la skin. Magari. Cioè loro fanno più o meno €20 biglietto e €20 di skin, secondo me, più o meno. Capito, questa cosa a me non c'ha senso. Io posso capire che mi dici €15, che erano $15 di skin di Pink Mercy. Quella sì, quella l'ho comprata, ci stava tutta la situazione. Comunque è una cosa per il cancro al seno. Sì, no, quella è una cosa, è un'opera benefica. Supportatissima, okay. Sì, l'ho comprata anche in live quella. La BlizzCon, Kitty sì. Ti saluta Kitty, come si dice a Roma. Kitty. Kit. Esatto. Dai. Va bene, io nel frattempo faccio una ora anche, tanto... Bravo. Perdere per a perdere. Dopo. A dopo. Ci provo, ragazzi, ci provo con questa ranked. Vediamo come vanno le cose. Speriamo bene.
Sale l'ansia, sale l'ansia. Eccola qui. Let's go, guys. Let's go. Hello, guys. Simmetra. In che senso? Pensavo dicesse un'altra cosa. Hello guys, can we have a main tank? Per esempio. Anche se questo è meglio. Vabbè, vediamo. Forse l'algoritmo sarebbe stato meglio. Visto che è solo sul punto, cosa ci sta facendo lì? Viselo! Vivono mecha? Watch out for Rodog. Infatti volevo fare la ambiente anch'io. Good job, brother. Perché la sono parer? Seria. Hog is low. Hog, perché ho detto hog? Mi perdo l'odio. Diva, mi sa che è morto. Non si è salvato. Oh. Ok, quindi preso. Teniamocelo. Perché Doom Fist? Perché? Perché? Perché Doom Fist? Perché? Ha preso Rodog. Regroup, regroup, regroup. Serve uno scudo. No.
perché questo spreco di ulti inutili? Poi il Winston è in collo, no? Quello era Winston. Perché non mi chiama per target? Ce la farà dietro, no? C'è qualcuno di... troppo. Eccola. Come perdere in punto stupidamente? Tutorial per come farlo. E soprattutto sprecare delle ulti. Ci serve lo scudo. Non c'è danno. C'è... oddio. No, non c'è danno. Non c'è da simmetra a me. Che DPS sono? No counter for Farah, guys. Need scan, we need this scan. Come facciamo? Ah, switchato. Da scudare. Ok. C'è ancora Farah? Soldier right.
Ok, ok. È andato. Ma qui non so se riusciamo senza scudo. No, 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 no. Orisa, come faccio a prendere? Da Diva, devo andare a Diva se lui va Orisa. Non riesco a prendere energy. Non riesco a chargeare energy se c'è Orisa. Orisa è dietro lo scudo. Incontro è Reinhardt. Che pinna. Fa danno con il martello, Orisa. Non posso. Dove sono di nuovo con Rain? Ma perché ha switchato? Can you stay Rodok here? If you want, because I can't see Zarya. L'ho ucciso in volo. Cioè, posso assolutamente dire niente, ma Symmetra sarà sicuramente aiutando tanto. E quel pick è che se hai giocato bene ti aiuta. Altrimenti ti trovo alle partite. Ah, ragazzi, che si può fare? Vabbè. Ho fatto tutti i danni, tutti io li ho presi. GG a me. My group. Ma no, questi come li avremmo distrutti, come dico io, guarda. We need more mobility, guys. Come lo dice, siamo lenti. Cosa mi serve per lo scudo? Nessuno. No. You play Hog again. McCree's low. Il senso di questo rally da sola? Miseria. Orisa, non mi aiuta affatto, Orisa. Chat for the hero ultimate, guys. Se prendono il punto adesso è finita. Non possiamo chiuderci dietro uno scudo con l'unità qui. Yeah.
Dai, dai! Per un attimo ho pensato che lo perdessimo delle volte. Ok. Ok, we did. Good job. Well done, Sim. Hello. Oh, mi ha fatto pennare, però va bene. Non si metra, eh. Ho riso. Addirittura shot caller. Wow. Shot caller me lo prendo spesso perché ho parlato soltanto io, praticamente. Eh sì, perché purtroppo la gente... cioè... non ascolta e... abbiamo vinto, per carità, però sai com'è, ormai abituato a tutte le call che facciamo in team, non riesco a non collare io, perché so che è fondamentale, ma veramente fondamentale. Vabbè, sì, cerchiamo di risalire piano piano, va, e apriamo su loot box. Leggendaria! Aha! Due skin. Reaper. Mm-hmm. Però vecchie, tutte e due vecchie. Per la miseria, che sfiga. Reaper quella con il teschio. E Ana con le caramelle là. Dark, tu che edizione c'hai di Overwatch? L'edizione... non mi ricordo come si chiama. Vabbè. Non la leggendaria, quella la Origins. No. Vabbè, dove insomma c'è soldato con la skin Capitan Soldier. No, perché sto guardando, è arrivata anche a me, ho visto. Infatti stavo pensando, vabbè, la leggendaria è la stessa cosa praticamente, no? Non so cosa cambia. Credo sia la stessa cosa. Non vorrei sbagliare. Perché le skin sono sempre quelle. Poi ti danno Winston per World of Warcraft, io ce l'ho. Le carte di Hearthstone con il logo di Overwatch. E le ali di Mercy per Diablo, sì. Insomma, cioè, l'edizione che ho io è questa. E mi sa che anche la Legendary Edition dovrebbe essere la stessa cosa. Potrebbe essere. Mi sembra, eh. Va bene, riproviamo il nostro evento. Sì, arrivo. Oggi abbiamo fatto un ranked sullo Smurf. Mm-hmm. È durata un'infinità, veramente. Abbiamo giocato Blizzard World, abbiamo preso quasi tutti i punti, sia noi che loro, i punti tipo con overtime, quindi lunghi. Poi se alla fine dei tre round abbiamo fatto anche l'attacco e difesa entrambi, però abbiamo perso tutti e due sul primo punto, sulla prima parte del punto. Ma c'è stato l'altro giorno, ero qua col main, abbiamo giocato in ranked, quindi stavo da solo, cioè non stavo con gli altri, cioè non solo, con un'altra amica. Vabbè, eravamo in duo. Abbiamo giocato su Horizon. Uh-huh. E è finita 5-5. Praticamente abbiamo preso i due punti iniziali, cioè il primo e il secondo punto, perché volevamo double CP, no? Poi con tempo in overtime, no scusa, overtime, con tempo a disposizione ancora per i prossimi altri due punti. Esatto, li abbiamo ripresi tutti e due. E poi avanzato ancora tempo, abbiamo ripreso il primo la prima parte del punto. La terza volta, e poi niente. Poi è finita lì. E poi è finito il tempo. E poi è finita lì, sì.
È stato bellissimo. Abbiamo vinto perché loro avevano fatto la stessa identica cosa, soltanto che noi avevamo preso più parti di punto sul secondo punto, la terza volta che lo prendevamo, e quindi siamo riusciti a difendere lì. È emozionante come partita, lunga, molto lunga, ma emozionante. Peccato non ero in stream. Vabbè. Mannaggia, se fosse qualcuno, ci fosse qualcuno, per fare l'achievement, perché da soli è praticamente impossibile. Vabbè, riproviamoci, magari ci va bene come prima. Non riesco a capire se è un problema. Infatti che c'è San che sta giocando a PlayerUnknown, cosa brutta. Sì, vabbè, loro giocano sempre. Ci sto pensando di fare un salto a salutarli in caso. Poi mi metterebbero in mezzo a PUBG, però. Ah, se vuoi vai, non è un problema. No, vabbè, no, voglio fare sta cosa prima. Poi dopo, se rimane tempo, vediamo. Ma non penso, perché loro sono già le 11 e mezzo. Sono già le 11, loro verso le 11 e mezzo, mezzanotte vanno via. Quindi penso che fanno due o tre partite altre. Insomma. Cioè, se devo andare con loro, devo Ora. andare presto, no? Nel senso, quando cerco io di trovarmi con loro, devo andare proprio a inizio live, verso le 9 e mezza, 10, perché sennò ci gioco poco. Perché poi c'ho piccoli e quindi restano lì e vanno a dormire presto. No, vabbè, prima facevamo una late night anche loro, soltanto che mo hanno tra lavoro e cose, hanno orari diversi, quindi vanno a dormire un po' più presto. Sì. No, davvero. Già abbiamo cominciato male. Prova a toglierti un attimo il soldato, vediamo se lo piglia lui. No. A me questa cosa che ci stanno le carriere, i profili di carriera Lo so, bloccati, sì, lo sanno anch'io, sono privati. no. Vabbè, siamo la stessa comp di prima, praticamente. Tranne che a parte Torbjörn che con la ultimate salva il culo alla porta. Allora, sono. Metto il solito posto là sopra le scale. Speriamo che rispondano, magari. Vediamo se sono nel. No, sì. Are you there, guys? Hello. I'm trying to win with no damage to the door, ok? Let's help me. Co ty, kolego, chcesz? Just to stay warned to the Riptide from Junkrat. Can you speak English, man? Nie speak English, tylko speak Polish. Ah, lascia stare, lascia stare. Non ho sentito, giuro, perché proprio in quel momento ho parlato È un Reaver. coglione. Che ha detto? Che ha detto? Che è un idiota che non vuole parlare inglese, però non ho capito quale motivo. Giuro, proprio in quel momento non ho sentito perché Reaper ha detto "Come for your soul" e non ho sentito niente. Beh, a me cioè, non importa niente di quello che vuole fare lui. L'importante è che si mette lì e killa tutto. Centro. Sì. Per me, figurati. Allora stai dietro tu. Centro. Esisto io qua, non c'è problema. Sì, ma per quello, nel senso che se... Aliscio!
Mi è scappato con 2 HP tipo. Che il problema è che... Yeah? Are you smurfing? No. Vuoi? Yes, I have a smurf, but this is my man. Però questa è la play of the game, te lo dico. Ehi, bellissimo, ti giuro, è stato bellissimo. Le emote. Ma le emote hai fatto? Eh? Emote hai fatto? la danza era bellissima. Sei un genio. Io non mi sa che... Dopo 3 anni che fai questa certo. Questa cosa, sai dove... Tanto poi è facile capire dove spawnano, guarda, vieni qua. Se tu guardi per terra ci stanno i quadrifogli. Dove stanno i quadrifogli sì, spawnano sì, le sì, varie... sì, sì. Sì, lo sapevo quella cosa, non l'avevo dimenticato. Lisciato malissimo. Famoso Junkenstein! Ok, ti giuro, la prossima live la chiamo con la frase di Junkenstein. The genius of Junkenstein. Che bello spostarli dalla traiettoria, perché poi perdono tempo sì, a ritornare. Sì, esattamente, esattamente, è quello che devi fare. Sì, effettivamente forse ci sarebbe servito un Torbjörn, ora che ci penso. Però vabbè. Hai preso tu, mamma mia. Portone! Nooo, non l'ho... Dove stava? Non l'ho detto, io l'ho detto destra. E non l'ho visto, mi sono girato e non l'ho visto, giuro. Se ti dico, vabbè. Sì, nel senso, pensavo l'avevi ucciso tu, infatti, cioè... Sono girato, non l'ho visto, ho detto, forse l'ha killato. Mannaggia, ma mannaggia, per uno. Sempre così. È una questione di distrazione. E c'è uno che si distrae e perdi tutto. L'ho preso, infame. Yay! Michael Jackson. Perché Michael Jackson? Perché camminava all'indietro senza muovere. Sì, ma adesso purtroppo non mi serve a niente. È uguale, danni in meno. Sì, lo so, per carità, ma... Uffa. Mannaggia. Quella è un attimo di distrazione. Credici. Se non so, la prossima volta... Ci mettiamo tutti e quattro qui davanti alla porta. Qui non deve passare niente, deve passare. Lo so, teoricamente è quello che andrebbe fatto. Il problema è che sono i bombardieri. Lo so. Tutti. Sì. Quindi sì, davanti alla porta, ma leggermente... Beh, a questo livello fanno anche meno danno, per carità. Però... No, eccolo!
io chiaramente dovevo caricare. Assurdo come ti passano da sotto il naso. Guardali, guardali, guardali. Per esempio, una torretta lì ci avrebbe aiutato, lo sai? Sì. No, serve per forza, c'è poco da fare. No, non è che serve per forza, però aiuta. Aiuta tanto, aiuta. Perché adesso che mi si mette là sopra quel McCree, a me... Cioè, lui non guarda la porta, questo è il problema, capito? Non ci credo che McCree non ha ucciso Mercy. Bella la lag. Oh, bellissima. Vabbè. Ci tocca. Non è andata. Con ben due Zomnik esplose la porta. Lo fanno il danno, c'è poco da fare. Dico, il danno alla porta lo fanno quei maledetti. Cioè ti passano da sotto il naso proprio. Sì. The cold night was interrupted with a blast of heat as the summoner appeared in the midst of the night. Sto laggando come se non avessi fatto niente. Hai provato quella cosa del monitor? Del monitor, scusa, del... Certo che l'ho riavviato. Volevo dire, non il monitor chiaramente, volevo dire il modem. Sì. Madonna, dove l'abbiamo pre... Cosa sto facendo? Sto laggando a schifo. Cosa abbiamo fatto da Dark? Eh? Non so, guarda, cioè, i miracoli sempre a fine partita. Esatto. miseria. McCree è proprio bravo comunque, eh? Ci prende tutto. Tutte le prende la Riptire. Non è prendere o no le Riptire, è utilizzare la finale in maniera costruttiva. Esattamente. Cosa sta succedendo? Non trovo più.